Dov'è lo scivolo? Mangia questa Starburst. Wow, limone, arancia, ciliegia, succosa al massimo! Non credo fosse una Starburst, mi sa che era semplicemente acido. Vuoi cavalcare l'arcobaleno della Skittles ora? Parliamo sempre di acido. Amico, sono un adulto che lavora in un acquapark. Se ti do una cosa, è sicuramente acido. Lois, non mi sono mai sentito così perfettamente a mio agio come da quando indosso questo pigiama, tutto caldo e peloso. Ora so come ti senti ad essere un orso. Ricordi cosa dicevo appena sposati? Ricordi? Dicevo, chissà come ti senti ad essere un orso. Adesso lo so. Adesso lo so. È un'esperienza unica. È ora di darci un taglio. Sono 3 giorni che porti addosso quella roba. Stasera ci vai a letto, ma domani ce ne sbarazziamo. E va bene. Hai tarpato le ali alla mia pelosità. Ah! Ehi, che cosa diavolo è stato? Ah! Oh mio Dio! Lois, non ti vorrei allarmare, ma credo che potrei essere Gesù. Io sono Gesù! Peter, si chiama elettricità statica. Il tuo pigiama ha creato una carica elettrica quando hai strascicato i piedi sul tappeto e quando hai toccato Chris l'ha trasmessa a lui. In ginocchio davanti a Cristo! Ah! Papà! Io non sono papà! Io sono Electric Man! Via! Ehi! Ti sto raggiungendo, Brian! Meg, rallenta! Stai andando giù troppo veloce! Brian, cos'è successo? Non lo so! Ehi, idiota! Devi prima aspettare che ti dia il via il bagnino! Papo, stai leggendo il giornale al contrario! Sbagliato di nuovo, idiota! Papà! Non mi sono mai sentito così fiero dei miei figli finora. Griffin, lei mi ha strappato l'applauso, ma sono qui per dirle che a partire da oggi la PTV chiude ufficialmente i battenti. Ah, volete farmi chiudere, eh? Beh, prima mi dovrete prendere. Lois, posso tenere a casa il Peter Nano? No, sono troppo impegnativi. Ma baderò io a lui, lo prometto. Dici sempre così, poi sono io quella che lo nutre, lo porta a spasso e pulisce in giro. Scusate, ma sono candidato per un dottorato in lettere in una grande università. Senti, Lois, parla! Pois la responsabilità è dei genitori. Ci sono cose più dannose della TV per i bambini, tipo Peter, quando fece il babysitter al figlio dei vicini. Ok, non ho trovato i tuoi giocattoli, così che ne dici di giocare con questo phon e questi sonaglietti? Bene, abbiamo tutto. Probabilmente ora vuoi che mi tolga dai piedi, quindi questo è l'acido, casomai si otturasse lo scarico. Il sapone è lì vicino alla radio e gli asciugamani sono sul terrazzo. Allora, buonanotte! Peter, fai quello che faresti normalmente. Fingi che io non sia qui. Oh, fingo che non ci sei? D'accordo. Quel Bert è un tale idiota. Super pippa. Ma conoscerei volentieri un po' meglio quella Sheila, gran bel posteriore. Quello dove sta il tubo di scappamento fecale. Devo... Sì, rispondi. Può essere importante per la compagnia. Arrivederci. Mi sento dolore di crema. Stai per caso facendo la torta di... Così vuoi una gara che urla di più, eh? Beh, sono pronto, Coag! Poi farò in modo che il mio sperma rimanga dove è giusto che stia, nel lavandino del bagno. Divertiamo da queste parti.